Presidente, io Benissimo. dovrei fare una dichiarazione di voto. Ah, prego, prego, Franco. Allora, diciamo, io ho letto delibera e perché, diciamo, anzi, approfitto per ringraziare Regina e il direttore perché, diciamo, l'emendamento rispetto all'altra volta è riuscito ad arrivare in tempo, quindi ho avuto modo anche di darne lettura, quindi approfitto per ringraziarli davvero per il lavoro straordinario che stanno facendo, nonostante le mille problematiche che tutti noi conosciamo. Avendo letto l'emendamento e diciamo anche diciamo, la delibera stessa su cui abbiamo lavorato, concordo con voi sul fatto che effettivamente non è stato modificato tantissimo. Si sta parlando di modificare il posizionamento, diciamo, di alcuni alberi in alcune zone. E anche lì è legittimo, diciamo, fare un emendamento. Tuttavia, ci tenevo a dire il mio punto di vista, diciamo perché io voterò contrario all'emendamento, fermo restando chiaramente la legittimità di tutti gli altri consiglieri di maggioranza e opposizione, come in questo caso insieme, di fare un emendamento. Il motivo per cui ho deciso di fare questo è perché in questo caso sono voluto andare un po' a sensazione, ho voluto ragionare un po' con il cuore. Perché noi come commissione questa volta abbiamo ragionato non tanto sulla quantità, perché oggettivamente mettere un alberello da una parte che sull'altra non cambia la sostanza, però proprio da un punto di vista di qualità, mi sarebbe davvero piaciuto quest'anno di pensare che uno dei quartieri in generale più popolosi di Bari, uno di quelli periferici, per l'appunto il San Paolo, dove in generale, e ci abitiamo tantissimi di noi, il sentimento popolare di un distacco, una mancanza di attenzione della politica nei confronti della cittadinanza, dicevo, addirittura un quartiere che da 25 anni non ha una rappresentanza in consiglio comunale. Mi piaceva pensare che proprio quest'anno, che è l'anno in cui il San Paolo è particolarmente martoriato e agli onori di cronaca, perché quotidianamente ci sono casi, è il quartiere con più casi positivi di emergenza sanitaria di coronavirus al giorno, dicevo, mi piaceva pensare che proprio nel nostro quartiere fosse posto un simbolo di speranza, di pace in un periodo natalizio per dare un po' di luce, diciamo, a questo quartiere. Tra l'altro, questa è, diciamo, una linea che ho sempre cercato di portare all'interno della commissione ed è stata accolta, ossia un'attenzione sui quartieri più periferici. Per la prima volta a Lastani ci sarà una filodiffusione delle luminarie. Marconi, San Cataldo, la zona del Faro, ci saranno delle luminarie. Qua lo dico perché, diciamo, è merito di tutti. L'altra volta mi ha contattato un cittadino di San Cataldo, di Marconi, ringraziandoci perché ha detto: non abbiamo mai avuto delle luminarie e quest'anno le abbiamo. Quindi un'attenzione alla nuova San Paolo, ne abbiamo messe 15 di luminarie. Qualcuno ha detto che sono tante, forse è anche vero, ma è un segno, un voler dire. Questa volta, questa amministrazione municipale, il Consiglio di Municipio vuole dare attenzione in questi luoghi. Quindi, diciamo, in modo anche da far seguire agli slogan elettorali che di solito ci sono 6 mesi prima delle elezioni e qualche mese dopo, dei fatti concreti. Mi sono permesso di fare questa, diciamo, premessa solamente per raccontare lo spirito che ha animato le mie discussioni all'interno della commissione, accolte dalla quasi totalità della commissione stessa, e dato che ho notato che alla fine dei firmatari 7 sono dell'altra commissione, magari non conoscevano a fondo le motivazioni che poi avevano portato la commissione a costruire una delibera in questo modo. Magari questo mio discorso può aver fatto ragionare qualcuno, e, diciamo, in modo tale che se poi non dovesse passare l'emendamento, si andrà alla votazione della delibera così come era stata concepita, con tutti questi aspetti al contorno. Fermo restando il rispetto che io nutro per tutti i consiglieri, noi di Consiglio di Municipio, per i firmatari con cui, diciamo, non ho assolutamente nessuna remora, è il loro diritto, diciamo, fare un emendamento, diciamo, però io ci tenevo a raccontare, a spiegare il perché ho deciso di votare contrario a questo emendamento, perché andando contrariamente a questo emendamento, diciamo, subentrerà la delibera che invece aveva tutta questa spiegazione dietro. Grazie.